seguito delle diverse segnalazioni che abbiamo avuto da parte di molti residenti che vivono lungo praticamente la strada statale, lungo le Siligate, che avevano visto ANAS realizzare alcune misurazioni, e ho deciso, in accordo con il Comune di Pesaro, insieme al quartiere e anche insieme all'ente parco, di chiedere un incontro direttamente ai tecnici di ANAS che stanno seguendo il progetto. Abbiamo chiesto di farci vedere quello che era previsto, e in realtà loro stanno lavorando a un progetto di messa in sicurezza che devo dire sicuramente un bel segnale, che prevede la realizzazione di un New Jersey praticamente da dopo Catabrighe, più o meno all'altezza della BMW, del concessionario BMW, fino a Casa Badioli, ovviamente prevedendo in alcuni tratti che questa barriera in mezzo alla strada venisse interrotta. E durante l'incontro abbiamo evidenziato come dire, questo progetto creerebbe dei grossi disagi per i tantissimi residenti che vivono affacciati lungo la strada statale, che sarebbero costretti a fare chilometri e chilometri di strada in più per poter fare un'inversione di marcia. E questa cosa è sicuramente comunque, ripeto, positiva dal punto di vista della sicurezza, ma abbiamo chiesto di integrare il progetto appunto per andare incontro alle esigenze sia dei cittadini, cioè delle persone che abitano in questo territorio, ma anche delle diverse realtà che vivono che lavorano lungo questa strada. E quindi abbiamo chiesto di verificare la possibilità di inserire altre tre rotatorie, oltre a quella già prevista all'altezza dell'incrocio per Firenzuola di Focara, in cima alle Sirigate, rotatorie che hanno detto che loro pensano di completare la progettazione e quindi iniziare la gara entro il mese di marzo 2021. Appunto, abbiamo chiesto altre tre rotatorie, che sono indicativamente una all'altezza della BMW, una subito prima dell'abitato di Colombarone e l'altra nel tratto compreso tra Colombarone e Case Badioli. Quindi queste tre rotatorie abbinata alla rotatoria che è già prevista nel bivio per Firenzuola potrebbe, come dire, ridurre i disagi ma anche aumentare ulteriormente la sicurezza, perché sappiamo che ogni incrocio che è regolamentato con la rotatoria crea comunque un rallentamento della velocità. E ovviamente sarebbe importante anche perché in alcuni casi sarebbe possibile anche realizzare anche degli attraversamenti pedonali. E a lato ovviamente di questo progetto abbiamo chiesto anche di verificare la possibilità anche per il futuro di poter realizzare una pista ciclabile. Sapete che come Regione Marche abbiamo già finanziato insieme al Comune di Pesaro di Gabice il tratto che collega Colombarone a Gabice. Ovviamente nel progetto della ciclovia Adriatica è previsto anche il collegamento tra Colombarone e Pesaro, e quindi questo progetto potrebbe essere anche l'occasione, l'opportunità per verificare la possibilità di inserire anche un percorso ciclopedonale.